25 novembre 1922. Parlerò innanzitutto per le anime scelte. Nel mattino del 25 novembre, Gesù appare a Josefa nella sua cella e dopo aver chiesto la sua piena sottomissione ai suoi disegni, le ordina di scrivere. Parlerò anzitutto per le anime scelte e per tutte quelle che mi sono consacrate. Occorre che esse mi conoscano a fondo per insegnare poi alle persone che la bontà e la tenerezza del mio cuore vorrà loro affidare. Esse devono dire a tutti che anche se sono un Dio infinitamente giusto, sono anche un Padre pieno di misericordia. Le mie anime scelte, le mie spose, i miei religiosi, i miei sacerdoti facciano comprendere alle povere anime quanto il mio cuore le ama. Tutto ciò io insegnerò a te con gradualità e così mi glorificherò nella tua miseria, nella tua piccolezza e nel tuo nulla. Non ti amo per quello che sei, ma per quello che non sei, cioè per la tua miseria, nella tua piccolezza e nel tuo nulla. Perché ho trovato così dove impiegare la mia grandezza ed elargire la mia bontà. Continuerò domani a parlarti e tu trasmetterai alle anime le mie parole con ardente zelo. Ricordati che voglio essere servito con gioia e non dimenticare quanto lo strumento sia inutile. Solo il mio amore può chiudere gli occhi sulla tua debolezza. Amami ardentemente per corrispondere alla mia bontà. Un atto di abbandono mi glorifica più di molti sacrifici. Anche quella notte Gesù le porta la croce e chiede consolazione. Quanti peccati e quante anime questa notte cadranno nell'inferno! Tu almeno consolami e ripara tante ingratitudini. Quanto soffre il mio cuore nel vedere l'inutilità di ciò che ho fatto per tante anime! Condividi questa sofferenza. Prendi la mia croce e restami unita, perché non sei sola. E al mattino ritorna col volto triste e sofferente. Povere anime, quante sono andate perdute per sempre, quante altre però ritorneranno in vita. Tu non puoi renderti conto, Josefa, quale sia il valore redentore della sofferenza. Se vorrai, ti farò condividere spesso l'amarezza del mio cuore. Così tu mi consolerai e molte anime si salveranno. Ti saluto, pensa a me, alle anime, al mio amore. E il giorno dopo Gesù rinnova il bisogno che ha di riposarsi in lei e di affidare la croce. Sposa mia, Josefa, vengo in te a riposarmi. Non puoi comprendere ciò che rappresenta il mondo per il mio cuore. I peccatori mi feriscono senza compassione, e non soltanto i peccatori, ma quante altre anime mi trafiggono con frecce che mi procurano un grande dolore. Ascolta, quando ti chiedo riposo e consolazione, non credere che tu sia l'unica a donarmeli. Se sapessi quale gioia prova il mio cuore quando le anime mi lasciano libertà e mediante le loro opere mi dicono: Signore, tu sei il padrone. Credi forse che questo non mi consoli? Che questo non mi glorifichi? Prendi la mia croce e non pensare di essere tu sola a portarla. Mi riposo e mi glorifico in te, ma anche nelle mie anime, quelle cioè che con amore
e sottomissione ricevono e adorano la mia volontà, senza altro interesse che di darmi gloria. Prendi la mia croce, Josefa. Chiedi misericordia per i peccatori, luce per le anime cieche, amore per i cuori indifferenti. Consolami, amami, abbandonati. Un atto di abbandono mi glorifica più che molti sacrifici.